Benvenuti, cominciamo una nuova puntata di Spunti e Spuntini. Ci apprestiamo a vivere la nostra ora insieme, fatta di tanta attualità e tante storie come sempre. E non potevamo non tornare su una vicenda che, grazie proprio a Teletruria, è arrivata qualche giorno fa agli onori della cronaca. Siamo stati i primi a riportarla nel nostro telegiornale. Una novità che riguarda un dibattito aperto da quasi 30 anni, diciamo, che riguarda la Madonna del Parto di Monterchi, il grande capolavoro di Piero della Francesca, che proprio a Monterchi, dobbiamo dire, è stato veramente valorizzato nel corso degli anni. Oggi, diciamo, nelle scorse settimane, è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato che sostanzialmente ribadisce quello che era già stato detto dal TAR, ovvero che l'affresco dovrà tornare nella sua sede originaria. Noi per parlare di tutto questo abbiamo invitato il sindaco di Monterchi, Alfredo Romanelli, che saluto, è in collegamento con noi. Grazie per essere qui, sindaco. Buonasera, E poi anche Liletta Fornasari, da storica dell'arte, ci buonasera. potrà dare un grazie, buonasera, un importante parere su quanto sta accadendo, anche perché poi in queste ultime ore sono arrivati davvero molti, molti commenti su questa vicenda. Intanto partiamo da quello che il sindaco aveva spiegato anche ai nostri microfoni. Ieri c'è stato un consiglio comunale a Monterchi in cui lei, sindaco, ha dato la notizia ufficiale, che era già ovviamente trapelata dalla stampa. Ecco, come ripartire da qui, da questa sentenza, come sarà possibile in qualche modo, diciamo così, rimanere nell'attuale situazione? Non sembra possibile, ecco, a quanto apprendiamo. Sì, noi abbiamo appreso questa notizia con molto rammarico, con grande delusione. Perché si è tentato, la sentenza si è cancellata un po' 30 anni di storia dell'ultima vicenda legata alla Madonna del Parto e a tanti interventi che sono stati fatti, a tanti dibattiti, tante discussioni e tante attività che il Comune di Monterchi ha fatto in questi anni per valorizzare al massimo l'affresco. È una vicenda molto articolata, molto complessa, che parte dal 92. In breve sintesi, la Madonna del Parto è stata staccata dalla parete e trasferita nell'attuale sede per il restauro della medesima. È stata un gruppo di comitato scientifico nominato anche dal Ministero, ha deciso di mettere la Madonna del Parto dentro una teca climatizzata. Poi si sono accorti che di fatto quella teca climatizzata nemmeno rientrava più nel contesto della chiesetta di Nomentana. Quindi di fatto era quasi impossibile riportarla e trasferirla lì. Da lì è iniziato un grande dibattito, vicende che poi si sono anche ampliate con il ricorso fatto anche della diocesi. Per farla breve, poi questo ricorso, questo dibattito con la diocesi si è concluso con un accordo nel 2010 che prevedeva il trasferimento dell'affresco nel museo nel monastero delle Benedettine, e c'erano degli accordi che la diocesi doveva donare al comune parte del monastero, compreso la chiesa che doveva essere declassata ad oratorio. C'era tutto un progetto che non voglio adesso spiegare nei dettagli. Questo progetto era legato, comunque era vincolato all'accordo, al benestare ovviamente del ministero. La sovrintendenza locale ha di fatto avallato questo accordo, lo ha avallato, l'aveva comunicato anche al Ministero subito dopo, quindi mi sembra nel 2011-2012. Quindi per noi il discorso era ormai pacifico, che il contesto di Santa Maria Nomentana era ormai non più adeguato ad ospitare la Madonna del Parto. Cosa è successo? Il Ministero, alcuni anni dopo, sempre alla fine 2015, ha invece messo un vincolo, un'ordinanza, mettendo un vincolo di pertinenzialità
della Madonna del Parto legata al contesto di Santa Maria in Momentaneo. Noi ci siamo opposti a questo decreto, abbiamo ricorso al TAR, il TAR ci aveva dato ragione in prima istanza, il Ministero si è appellato, in secondo grado il TAR ha dato ragione al Ministero, noi in ultimo abbiamo deciso di ricorrere al Consiglio di Stato e oggi siamo alla sentenza del Consiglio di Stato che di fatto conferma il secondo grado. Quindi oggi dobbiamo constatare, questo lo prevede la norma, che c'è un vincolo di pertinenzialità della Madonna col contesto di Santa Maria Momentanea, nonostante la chiesa non è più quella, il contesto è cambiato, il cimitero è stato ampliato, tutte le ragioni che noi abbiamo portato, che quel contesto ormai è gravemente deteriorato, non sono state prese in considerazione. Quindi oggi noi dobbiamo... Mi scusi sindaco se la interrompo, ecco, da una parte c'è ovviamente questa sentenza che non è, diciamo così, più negabile, dall'altro lei dice c'è la fattibilità di questo nuovo spostamento, questo ritorno al cimitero, nella cappella di Santa Maria Momentanea. E ovviamente lei diceva anche prima di andare in onda, c'è anche poi tutto, diciamo, l'afflato che negli anni i cittadini di Monterchi hanno dato spontaneamente perché questo affresco venisse valorizzato, c'è anche tutto alcuni anni fa, pochissimi anni fa, un restyling proprio del museo, quindi come prevede i prossimi mesi, le prossime settimane? Sì, è indiscutibile che il Comune di Monterchi, anche in collaborazione e anche aiutato finanziariamente dalla Regione, non è che abbiamo fatto, sembra in modo quasi furtivo, abbiamo rimodernato il museo con l'autorizzazione della soprintendenza, abbiamo fatto degli investimenti importanti, quindi abbiamo cercato di valorizzarla al meglio. Poi possiamo sempre migliorare, noi non abbiamo mai messo dei limiti o dei vincoli particolari a quel luogo o a quel contesto. Siamo fortemente contrari al ritorno in Santa Maria Momentanea perché quelle condizioni non ci sono più e non sono, a nostro modo di vedere, ripristinabili sotto nessuna forma. Noi vorremmo smettere di agire con le carte bollate, tanto questo non ci porta da nessuna parte, e cominciare a agire anche, tra virgolette, dal punto di vista politico, capendo, prendendo atto che ormai questa pertinenzialità è legge sotto tutti i punti di vista, però non necessariamente secondo noi c'è un ritorno automatico in quel luogo, bisogna capire e in quel contesto che sarà complicatissimo fare degli investimenti, ristrutturare, fare delle operazioni, anche se come dice la sentenza, il vincolo cimiteriale a cui noi ci eravamo appellati può essere derogato, ma può essere derogato con un 10%, cioè si parla di interventi così minimali che difficilmente a nostro giudizio possono cambiare il contesto di Santa Maria Momentanea e una vera valorizzazione. Noi vorremmo far capire questo a chi di dovere affinché si possa trovare tutti insieme un accordo che non veda vinti e vincitori, ma che si capisca nel bene comune che spero che tutti abbiamo della massima valorizzazione del bene, possiamo raggiungere. Questo è quanto noi speriamo si possa fare nei prossimi giorni, nei prossimi mesi o anche nei prossimi anni, perché ancora credo che il dibattito sia lungo. Certo. Grazie intanto perché ci ha dato un contesto storico anche del dibattito molto dettagliato ed è importante per chi ci segue. Vado allora da Liletta Fornasari e prima tra l'altro abbiamo visto le immagini di Vittorio Sgarbi che si è espresso su questo, devo dire negli scorsi anni era stato sempre a favore di una permanenza della Madonna del Parto nel luogo dove
si trova adesso, mentre invece adesso anche lui ha detto questa sentenza ovviamente del Consiglio di Stato è ineluttabile. C'è poi tutto il tema anche della devozione legata a questa figura ed è forse il motivo trainante di questo ritorno nella sua collocazione originaria. Ecco, lei cosa ne pensa, Liletta? Dunque, il problema è un problema che ha tante sfaccettature. Io vorrei sintetizzarlo in tre punti, premettendo che ci vuole sempre il famoso buon senso in alcune scelte, che è fondamentale. Allora, se devo fare un discorso di principio, in questo momento non prendendo nello specifico in considerazione l'affresco della Madonna del Parto, faccio proprio un discorso di assunto, l'opera è sempre bene che rimanga nel posto dove è nato, questo è il principio, altrimenti avremo continuato a staccare affreschi come si è fatto dopo l'alluvione di Firenze, quando è stata inventata questa tecnica magnifica che ha salvato tanti patrimoni, tante opere importanti, appunto lo stacco dell'affresco. Questo è il principio, però poi il principio va, come dire, messo in considerazione e in relazione ai fatti contingenti. E nel caso specifico dell'affresco di Piero della Francesca bisogna fare altri tipi di considerazioni. Innanzitutto, quando nel 92 io ancora ero giovane, ma ero già laureata, ero già, come dire, operativa, quindi ricordo benissimo tutte le procedure, le conversazioni con la dottoressa Anna Maria Mesche, in effetti lì c'è stato un errore all'origine, un errore, o comunque una difficoltà, perché nel momento in cui si inizia un restauro importante come quello in questione, in automatico avrebbero dovuto fare i lavori nella chiesina, perché quello che dice il sindaco è giustissimo. Quella chiesina non è adatta a contenere un'opera di questa importanza nelle condizioni in cui si trova oggi, ma in cui si trovava anche nel 92. No, non so chi di voi, perché tu sei molto più giovane, Ilaria, ma io ricordo benissimo che quando si doveva andare a visitare l'affresco, anche come studenti, bisognava trovare chi apriva, chi non apriva, cose che oggi sono assolutamente inconcepibili nel mondo che siamo oggi, è assurdo. Poi bisogna fare anche una considerazione di natura proprio storico-artistica, sempre che riteniate che la possa fare, cioè noi non si sta parlando di un'opera completa, noi si sta parlando di un lacerto, di un frammento, non c'è più nulla. Per fortuna ci sono le figure principali, ma manca tutta la cornice, manca tutto il discorso bellissimo che Piero aveva fatto rendendo questo affresco un altare, chiamiamolo così, vivente, una parete altare con un tabernacolo vivente, cioè il ventre della Vergine. Allora, se questo fosse, è chiaro che non ci sarebbe neanche un mezzo dubbio che andrebbe riportata nel luogo. Ma noi stiamo parlando di un affresco che è ridotto ai minimi termini, che è stato staccato altre volte, spostato all'interno della chiesa. Allora, se noi ragioniamo in questi termini, dovremmo prendere opere ben più importanti che sono state musealizzate nel tempo, qualcosa prima, qualcosa dopo, dico prima, parlo anche di molti, molti decenni fa, direi quasi più di un secolo, allora dovremmo rimettere tutto in discussione, perché allora non andrebbero musealizzati, allora perché sono stati musealizzati. Quindi non è questo il tema della, come dire, del legame assoluto con il luogo, perché il legame assoluto con il luogo c'è da un punto di vista appunto iconografico, iconologico, teologico, perché comunque sotto c'era appunto la Vergine del Latte, lì c'è un culto della fertilità che è antichissimo, quindi la Madonna del Parto diventa un trait d'union attraverso un'iconografia estremamente non inventata nel Rinascimento, ma resa da Piero della Francesca in un'ottica di naturalezza, di una fanciulla che diventa veramente l'emblema, no, di quello che è il principio cristiano anche dell'incarnazione stessa, quindi un capolavoro, però noi vediamo soltanto una minima parte e questo è il punto storico-artistico. Può benissimo, a mio avviso, essere musealizzato magari
Tra l'altro a me è piaciuta molto l'ultima sistemazione, io ero più critica nelle precedenti sistemazioni, ma l'ultima è ben fatta, didatticamente regge, e questo cosa dire, perché toglierlo da una struttura che funziona? Poi parliamoci Certo. chiaramente, parliamoci chiaramente. Le spese, gli investimenti per rimettere a posto quella chiesina con il mondo di oggi, ripeto, un mondo che prevede anche tutto un sistema multimediale, che prevede, voglio dire, degli strumenti didattici che erano inimmaginabili nel 92, ma anche meno, anche molto in tempi molto più recenti. E poi, allora, noi vogliamo anche, come dire, ora scusate, io non sono così né prosastica né venale, però io non posso, da storico dell'arte, no, non prendere in considerazione anche l'aspetto turistico. Perché l'aspetto turistico non si risolve soltanto in termini di denaro, di guadagni, di indotti che si di indotto che si viene a creare in un paese, soprattutto come Monterchi, no, senza nulla togliere che è fascinosissimo, ma che certo non ha, come dire, un circuito così potente, no? Per cui la presenza della Madonna, del parto cambia la vita e, come dire, crea veramente un salto di qualità notevolissimo. Ma io faccio anche un discorso di didattica, cioè vado anche oltre il livello turistico, cioè lì si studia, lì si vede, lì c'è la possibilità appunto di, come dire, di fare dei grandi gruppi, delle lezioni. Ci sono ambienti assolutamente adeguati a un discorso Allora, didattico io e ecco, di coscienza. vi devo stoppare perché abbiamo concluso il tempo a nostra disposizione in questo spazio perché appunto il tempo è tiranno, ma davvero è stato molto interessante l'intervento di Letta Fornasari. Ecco, devo dire un'analisi molto equilibrata di quello che sta accadendo in questi giorni. Purtroppo dobbiamo salutarci, devo proseguire la puntata di oggi, ma sicuramente vi invito a tornare anche per capire come evolverà questa vicenda nei prossimi giorni. Io ringrazio Letta Fornasari, No, ringrazio. grazie a voi, però bisogna avere i piedi per terra in questo momento, eh? Non possiamo fare voli pindarici. Certo, grazie davvero, grazie anche al sindaco di Monterchi, Alfredo Grazie. Romanelli. Noi ci vediamo tra pochissimo, rimanete insieme a Spunti e Spuntini.